Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa abbiamo visto che Gesù nella sua vita pubblica ha guarito molti malati, rivelando che Dio vuole per l'uomo la vita in pienezza. Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù a contatto con la forma di malattia considerata a quei tempi la più grave, tanto da rendere la persona impura e da escluderla dai rapporti sociali. Parliamo della lepra. Una speciale legislazione riservava ai sacerdoti il compito di dichiarare la persona leprosa, cioè impura, e ugualmente spettava al sacerdote constatarne la guarigione e a riammettere il malato risanato alla vita normale. Mentre Gesù andava predicando per i villaggi della Galilea, un lebbroso gli si fece incontro e gli disse: «Se vuoi, puoi purificarmi». Gesù non sfugge al contatto con quell'uomo, anzi, spinto da intima partecipazione alla sua condizione, stende la mano e lo tocca, superando il divieto legale, e gli dice: «Lo voglio, sia purificato». In quel gesto, in quelle parole di Cristo, c'è tutta la storia della salvezza. C'è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che si sfigura e che rovina le nostre relazioni. In quel contatto tra la mano di Gesù e il lebbroso, viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l'impurità umana, tra il sacro e il suo opposto. Non certo per negare il male e la sua forza negativa, ma per dimostrare che l'amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha preso su di sé le nostre infermità. Si è fatto leproso perché noi fossimo purificati. Uno splendido commento esistenziale a questo Vangelo è la celebre esperienza di San Francesco d'Assisi, che li riassume all'inizio del suo testamento. Scrive: «Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'anima e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo». In quei lebbrosi che Francesco incontrò quando era ancora nei peccati, come dice, era presente Gesù. E quando Francesco si avvicinò a uno di loro e vincendo il proprio ribrezzo l'abbracciò, Gesù lo guarì dalla sua lepra, cioè dal suo orgoglio, e lo convertì all'amore di Dio. Ecco la vittoria di Cristo, che è la nostra guarigione profonda e la nostra risurrezione a vita nuova. Cari amici, rivolgiamoci in preghiera alla Vergine Maria, che ieri abbiamo celebrato facendo memoria delle sue apparizioni a Lourdes. A Santa Bernadetta la Madonna consegnò un messaggio sempre attuale: l'invito alla preghiera e alla penitenza. Attraverso sua madre è sempre Gesù che ci viene incontro per liberarci da ogni malattia del corpo e dell'anima. Lasciamoci toccare e purificare da Lui e usiamo misericordia verso i nostri fratelli. Angelus Dominum siavit Mariae. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tua incarnation coniovemus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidilibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con molta apprensione i drammatici e crescenti episodi di violenza in Siria. Negli ultimi giorni essi hanno provocato numerose vittime. Ricordo nella preghiera le vittime, fra cui ci sono alcuni bambini, i feriti e quanti soffrono le conseguenze di un conflitto sempre più preoccupante. Inoltre, rinnovo un pressante appello a porre fine alla violenza e allo spargimento di sangue. Infine, invito tutti, e anzitutto le autorità politiche in Siria, a privilegiare la via del dialogo, della riconciliazione e dell'impegno per la pace. È urgente rispondere alle legittime aspirazioni delle diverse componenti della nazione, come pure agli auspici della comunità internazionale, preoccupata del bene comune dell'intera regione, dell'intera società e della regione. Aujourd'hui, chers frères et sœurs francophones, la parole de Dieu nous invite à agir comme les hommes et des femmes libres. À la suite de Saint Paul, les chrétiens sont invités à promouvoir la liberté et la charité. Jésus, par sa vie, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, est venu purifier l'homme tout entier afin de le rendre libre. Il est venu nous ouvrir à la vie. Chacun de nous est invité à proclamer les merveilles de Dieu et à répandre la bonne nouvelle. Puissions-nous, avec la Vierge Marie, rendre gloire à notre Dieu par toute notre vie et en toute liberté. Bon dimanche et bonne semaine à tous. I am pleased to welcome all of you to St. Peter's Square on this cold morning, especially students and staff of Sion Manning School from London. At Mass today,
The Gospel tells us of how our Lord willingly cured a leper. May we not be afraid to go to Jesus, beg him to heal our sinfulness and bring our safety to eternal life. God bless you and your loved ones. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Im Evangelium des heutigen Sonntags haben wir gehört, wie Jesus mit den Worten "Werde rein" einen Aussätzigen heilt. Die Unreinheit isoliert den Kranken von den Menschen. Er wird sogar unfähig, Gottesdienst zu feiern, mit Gott in Beziehung zu treten. Christus führt den Kranken ins Leben und in die Gemeinschaft zurück. Er lädt auch uns ein, aus der Gemeinschaft mit ihm Boten des Friedens und der Hoffnung für unsere Mitmenschen zu werden. Der Herr segne euch und eure Familien. Saluto con affetto alle peregrinos de lingua española. In particolare a los fieles della diocesi di Coria Cáceres, así como las hermanas de los pobres de San Pedro Claver. Hoy la liturgia nos hace ver come la súplica confiada conmueve el corazón del Señor, que manifiesta su deseo de sanarnos, purificarnos y reconciliarnos con Él y con los hombres. Exhorto a todos a imitar la fe del leproso del Evangelio, buscando a Jesús en la oración y los sacramentos con humildad y contrición para alcanzar la limpieza de corazón y poder así proclamar su grandeza en la propia vida. Muchas gracias. Radosno pozdravljam i blagoslivljam sve hrvatske hodočasnike. Vaše hodočašće u Rim i pojed grobovina apostola neka učvrsti vašu vjeru kako biste oduševljeno svjedočili kšćećansku nadu ljubili bližnje. Hvalim Isus i Marija. Serete del kösentem omodior sorando kokot, kylenešen iš o kiškin, Felitas vi Konstantinum intes mene choportiat. O keresten selem ben törtene nevelis nod adomin, edi ben kötteles eshtek, ish hodi tanushak tetelinkel atodjuk ohitet. Srdečne pozdravljam putnikov zo Slovenska. Osobitne z Bratislavy a okolia, bratia a sestry, prajem vám požehnaný pobyt vo večnom meste, kde vy dali svedectvo Kristovi toľké mučenici. Slask po všechnám vás i vaše rodiny. Pochválený bude Ježiš Kristus. Srdečne pozdravujem všetkých Polákov. Jeśli zechcieć, może mnie oczyścić. Chcę być oczyszczony od dialog Chrystusa z trędowatym z ciszeje Ewangelii. Jest on obrazem czułości, z jaką Bóg posila się nad człowiekiem, tak często begradnym wobec cierpienia bólu agresywa. Tylko on może wyzwolić nas od trądu grzechów i zagubienia w życiu. Zawsze ufajmy Jego moc i miłosierdzie. On jest Zbawicielem świata. Serca wam wszystkim błogosławiam. E infine rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare alla comunità del seminario vescovile di Patti in Sicilia. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Prossima domenica senza neve. Auguri, buona domenica.